Amici, bentornati e benvenuti su questo canale, anche per chi è già iscritto. Ma oggi, giusto per continuare questa serie, De Agostini mi ha inviato il secondo numero della Citroën 2 cavalli. Eccoci di nuovo a parlare di questa Citroën 2 cavalli, una collana della De Agostini che ringrazio ancora per avermi mandato un altro fascicolo per constatare anche la bontà del modello che andremo a costruire, perché è in scala 1 a 8 veramente grande e praticamente tutto in metallo con dettagli incredibili secondo il mio punto di vista. E devo dire che già dal primo invio, quindi vi lascio magari qua sopra la scheda dove avevo visto il cofano della Citroën 2 cavalli, ed era proprio metallo bello pieno, bello tosto, ce l'ho qua, guardate, eccolo qui, cioè proprio metallone, devo dire che già mi aveva particolarmente stupito. Nel secondo numero invece ci sono altri pezzi ovviamente, e in questo numero ci sono questi pezzi, quindi una gomma, il cerchione, la borchia e il pezzo della sospensione. Devo dirvi subito che questo confezioncina qua pesa parecchio e credo sia dovuto al fatto che sia il cerchio che il pezzo della sospensione sono veramente tosti. Ma adesso lo apriamo insieme, perché così voglio vedere che cosa c'è dentro e andare a scoprire anche qual è la fattura di questi oggetti. Intanto vi ricordo che qua sotto vi lascio tutti i link per arrivare a questa collana. Se pagate con PayPal o carta di credito potete avere tutta la collana ovviamente a casa, ma se mettete un euro in più e ovviamente non pagate la spedizione pagando con PayPal o carta di credito, se mettete però un euro in più a numero, in pratica alla fine della collana avrete anche una bellissima teca per mettere dentro questa Citroën 2 cavalli in scala 1 a 8, che non è piccola, ribadisco. Ma andiamo avanti ad aprire questo pack, così vediamo come sono fatti i pezzi. Oh, bellissimo, già ho visto una cosa che mi piace parecchio. Allora vediamo intanto la gomma che mi sembra di buona fattura, bella tosta, con tutte le zigrinature ovviamente del battistrada, se possiamo chiamare battistrada quello della 2 cavalli già originale, però mi sembra ben fatta. Vediamo se ci sono delle specifiche o cose simili. Sì, ci sono addirittura delle diciture sul copertone con scritto radial, insomma dettagli non da poco. Vediamo se c'è scritto altro. Sì, sono gomme Michelin, se vi interessa magari dovete portarla dal carrozziere per mettere a posto le gomme. Poi abbiamo un altro pezzettino che sicuramente servirà per altro, la borchia, questa piccola borchia in plastica questa volta. Quello che mi ha colpito però è questo, soprattutto vediamo di non far cadere nulla, eccolo qua, questo è il cerchio della macchina, vi assicuro pesa veramente un sacco. La cosa che mi ha però particolarmente stupito è questa, il fatto che sia fatto in due parti, cioè la parte esteriore, insomma esterna, che è questa, è fatta di metallo, ma all'interno ha questa parte che sembra plastica, che però gli dà il secondo colore, quindi è molto molto bello, devo dire. Anche la colorazione, la verniciatura è particolarmente buona, è bella, è proprio bella. E poi andiamo a vedere, tanto rimettiamo questi qui perché altrimenti perdo i pezzi come al solito, andiamo a vedere anche questa che è la parte della sospensione, eccola qua, questo è un altro pezzo che pesa particolarmente, è proprio metallone bello solido, sembra anche bello pieno. E che dirvi d'altro, questo è veramente
una sorpresa, perché effettivamente dalla mia collana che sto continuando, che è quella di Iron Man, devo dire che qua, almeno fino ad adesso, c'è praticamente la maggior parte è tutto metallo, quindi ci sono pochi pezzi effettivamente di plastica, che sono anche comprensibili, però devo dire che sembra veramente fatta con cura. Bisognerà vedere poi nell'assemblaggio. Andiamo a mettere via questo e voglio andare a vedere, intanto mettiamo via tutto questo, voglio andare a vedere e farvi vedere che cosa c'è all'interno. Altra cosa che vi devo dire è che questa due cavalli avrà, se non ricordo se di avervelo detto nel primo video, avrà anche le luci e i suoni, quindi il clacson classico, probabilmente ve l'avevo detto, ma il clacson classico della due cavalli, ma avrà anche le luci, quindi anteriori e posteriori. La cosa che mi piace di questa collana, o meglio di questo modello in scala 1 a 8, primo che è in scala 1 a 8, che è bello grande, quindi i dettagli si vedono sicuramente di più, come per esempio i sedili in tessuto, questo ve l'avevo già detto. Qua ci sono tutte le parti, appunto vi fa vedere quello che c'è all'interno della confezione, o meglio di questo numero. E per esempio qua vi dà un consiglio per quanto riguarda la gomma. Prendi un recipiente con dell'acqua calda, immergi il pneumatico nell'acqua e lascialo a mollo finché la gomma non si è ammorbidita. Questa è una tecnica che si usa anche nel modellismo per appunto ammorbidire quelle parti di gomma che altrimenti, se schiacciate, mosse, girate o distorte, tendono poi a rompersi. Quindi è meglio metterle in acqua calda e farle ammorbidire per un po'. Quindi questa è un'altra cosa gradita anche per quelli che sono alle prime armi con il modellismo e con questo tipo di kit. Devo dire che questo secondo numero dà ovviamente altre informazioni, per esempio vi dice la prima auto di serie e vi dà tutta la storia della due cavalli, di come sono nate certe auto. Quindi è anche un fattore storico e ovviamente qua vi mette la fotografia della due cavalli, quella originale sostanzialmente. Bene, io direi che con questo secondo numero abbiamo finito, credo me ne arrivino altri, intanto ringrazio ancora i ragazzi di De Agostini, in particolare Angela, e devo dirvi che arriverà probabilmente un altro video almeno e spero di continuare più che altro la collaborazione con De Agostini, che comunque mi sta portando dei bei video. Mi piacciono questi video e farvi vedere le cose che magari non sapete o siete insicuri di acquistare oppure no. In questo caso potete verificare e andare appunto sul loro sito, soprattutto come sempre vi ricordo il link sotto in descrizione. Siamo arrivati alla fine, io vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine, se ci siete rimasti, e vi rimando al prossimo video. Da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!